Salve carissimi amici tutubi e bentornati nella soffitta di camera mia. Quest'oggi parliamo di Morgan Lost numero 11, undicesimo numero della collana per l'appunto di Morgan Lost, edita da Sergio Bonelli editore, 3,50 euro per 96 pagine circa. Protagonista per l'appunto Morgan Lost, Claudio Chiaverotti ai testi, Max Bertolani, Bertolino, Bertolini ai disegni, colorazione come sempre ad opera dello studio Arancia. E partiamo proprio dal punto di vista grafico, che potete vedere già fin qui risulta essere un po' meno realistico, un po' più, non dico approssimato, un po' più cartunesco, ecco, rispetto all'usuale Morgan Lost, rispetto agli altri numeri della serie di Morgan Lost, il che non me lo rende me più brutto, anzi, è comunque un numero che graficamente ci stava e mi è piaciuto abbastanza, ma non tanto quanti altri numeri un filino più realistici. Quindi non mi sento di elogiare il disegnatore, ma se ci dovesse ritornare sulla serie a me non dispiacerebbe affatto. Detto questo, di che cosa parla questo albo? Abbiamo molto semplicemente tre linee temporali diverse, il che non è, non vi faccio spoiler, vi racconto brevemente l'inizio, un po' le mie impressioni sulla storia in generale. Abbiamo la linea temporale del passato, abbiamo fine 800, una cittadina americana vicina a un villaggio indiano, dove vediamo una ragazza bionda apparentemente, chiamata Margaret, questo lo scopriremo in realtà andando avanti nella storia, che è innamorata di un indiano che per qualche motivo indossa una maschera da lupo, da sciacallo. Dopo questa prima visione, saltiamo avanti nel tempo per finire direttamente nel futuro, bypassando momentaneamente il presente, dove abbiamo un androide che ha le stesse fattezze della ragazza che abbiamo visto nel passato, chiamata Prime Rose, e ideata da uno scienziato che indossa una testa di sciacallo per qualche arcano motivo. La vicenda a questo punto si sposta nel presente, dove abbiamo una ragazza del tutto simile a Margaret e a Prime Rose, chiamata però Azalee, che fa parte del circolo del consiglio ristretto della città, e comunque sia una dipendente statale, e molto legata al tempio della burocrazia, che recentemente è tornata da un viaggio all'estero dove crede di essere stata uccisa e da quel momento è inseguita, tormentata da un uomo che indossa una maschera da sciacallo. Uomo che, ovviamente, nel corso della storia tenderà ad uccidere diverse donne che per qualche motivo ricordano Azalì, probabilmente proprio perché vuole attaccare e uccidere Azalì. Morgan Lost cercherà di capire innanzitutto chi è questa ragazza, che cosa ha fatto, cosa vuole questo serial killer per cercare di fermare questa ondata di efferati delitti che stanno invadendo la città di New Heliopolis. La cosa più interessante in realtà sarebbe proprio nel finale, che non voglio arrivare a spoilerarvi, quindi non vi anticiperò nulla di più, nulla di meno, tranne che è un numero dispari della collana di Morgan Lost, e mentre i numeri pari, come sappiamo, ormai seguono un canovaccio più poliziesco thriller tradizionale con qualche trovata stravagante, ma comunque sia risulta essere un giallo fondamentalmente. I numeri dispari hanno sempre avuto quel qualcosa di più esoterico, fantastico, sopra le righe. Basti pensare al terzo numero che era Mr. Sandman, che era tutto un viaggio allucinante nel sogno. Anche qui quindi avremo trovate che sfuggono l'ordinaria amministrazione per quanto non raggiungano quei livelli di totale follia e astrazione che c'erano in Mr. Sandman. E per chi piace questo genere di storie, è veramente un albo fatto molto molto bene. Quest'albo in particolare, per essere quelli più strani, forse uno dei meno strani, e quindi l'ho apprezzato tanto, soprattutto per un finale piuttosto cupo, piuttosto come il numero precedente. In realtà posso quasi fare un parallelismo con un finale molto angosciante, molto triste, molto che ti colpisce, ecco, almeno personalmente mi ha colpito. Non scendo nei dettagli per non rovinare la lettura eventualmente a chi non ha ancora letto L'ombra dello sciacallo, un albo che mi sento di consigliare anche a chi non conosce Morgan Lost, personaggio che tende a non emergere per niente nelle storie a lui dedicate, il che è un peccato, insomma, è il proprio personaggio principale ed è quello che viene sviluppato e sviscerato di meno dopo il dittico iniziale di storie, e sembra quasi che non ci sia una maturazione, un'evoluzione del personaggio. Vedremo
come vorranno trattare questo personaggio in futuro. E anche la città di New Heliopolis risulta essere uno sfondo, in questo caso ancora più sottostante, dato che, ok, si parla di nuovo del tempio della burocrazia, dopo che era da un po' che non se ne sentiva parlare, ma è più funzionale alla storia che si vuole raccontare, quindi i personaggi coinvolti nella storia, che non a mostrarci un pochettino di più come funzioni la città di New Heliopolis. Cosa che, sinceramente, fin dai primi numeri mi aveva stuzzicato, tanto che avevo continuato a seguire questa testata anche per scoprirne di più di questo mondo distopico passato. Detto questo, come dicevo, ve lo riconsiglio. Numero 11, Morgan Lost. Il prossimo numero ha la copertina verde e come potete vedere ci sono gli zombie killer. No, non sono gli zombie, sono i clown killer e le cheerleader zombie. Quindi sarà un qualcosa di. Dovrebbe essere un numero, un thriller classico, ma con queste premesse non so che cosa verrà fuori, sono abbastanza incuriosito. E detto questo, ci vediamo al prossimo video del canale.